Buonasera a tutti, ringraziamo intanto chi ci ospita, la libreria Salvemini, qui di Firenze, e grazie anche alla nostra cara amica Elena che ci ha invitato qui dopo varie richieste. Allora, io sono Laura, sono riflessologa facciale dal 2018, sono formatrice dal 2019 e questa sera vi spieghiamo che cos'è la multiriflessologia facciale, ok? Allora, iniziamo proprio dal nome, riflessologia facciale. Noi conosciamo la riflessologia plantare, giusto? È un po' più famosa, è qua in Italia da un po' più tempo e quindi la si conosce un po' di più. Il problema della riflessologia plantare qual è? Che devo andare a farmela fare, ok? Perché? Perché da sola, facendo questo movimento qua, non ho risultati belli e forti, insomma. Quindi, in questo caso, cos'è che funziona? Facciale, lo faccio sul viso, ok? Quindi diventa molto più semplice, a portata di mano, giusto? Noi diciamo sempre che non occorre neanche uno specchio, basta anche la vetrina, una pozza d'acqua, se uno vuole lo può fare dove vuole. Dien Chang, cos'è che vuol dire? Dien vuol dire appunto faccia e Chang vuol dire cercare, diagnosticare, ok? Quindi noi andremo a cercare qualcosa sul nostro viso che avrà un effetto da qualche altra parte sul nostro corpo. Io arrivo come voi alla riflessologia con una serata di presentazione perché avevo un problema di periartrite alla spalla destra. Erano già 4 anni che cercavo di farmi curare un po' in tutte le maniere e c'erano sempre risultati ma che duravano poco o che non mi davano nessun sollievo. Sono passata sia dalla medicina tradizionale a materie olistiche diverse. Tutte molto valide, però non mi davano un risultato permanente. Una sera vado a una presentazione così come voi e lì ho scoperto questo e alla fine della presentazione mi hanno fatto qualche punto, il dolore che era fortissimo ancora è calato del 50%, ho detto io beh vabbè allora ci voglio provare, almeno ci provo. E quindi ho fatto il corso e ho cominciato a trattarmi tutti i giorni, perché comunque era un problema che avevo già da qualche anno, e con il tempo ho ripristinato e comunque il braccio adesso non mi dà più nessun tipo di problema. Diagnosticata è la periartrite dagli ospedali, sono quelle cose che non ti passano mai, no? E quindi a quel punto lì, quando ho cominciato a vedere i primi risultati su di me, ho voluto un po' vedere se andava bene anche agli altri, da lì ho voluto andare avanti con il percorso, cioè ho fatto il corso avanzato che c'è dopo il corso base, perché il corso base è più di autotrattamento. E dopodiché ho fatto l'accademia. Adesso come ultimo step manca il master, ma quello lo si va a prendere direttamente in Vietnam, quindi il prossimo anno andremo a prendere il master in Vietnam. Allora, cominciamo un po' dall'inizio, un po' di storia, quando è stata ideata questa tecnica. L'ideatore è il prof. Bui Kuo Chau, è questo signore qua, ok? Nasce in Vietnam, quindi quando noi diciamo Vietnam ci viene sempre in mente... Cos'è che ci viene in mente? La guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam. E è la prima cosa di solito, perché se io dico Australia, canguri. Se dico Olanda, tulipani. Ecco, se dico Vietnam invece tendenzialmente è la guerra. Allora, la guerra del Vietnam è stata intanto... la guerra più lunga del XX secolo, ha un sacco di record, diciamo, nel suo bagaglio, come per esempio
che sono state buttate 7 volte il quantitativo di tutte le bombe che sono state buttate nella Seconda Guerra Mondiale solo in Vietnam, che è una lingua di terra che è poco più grande dell'Italia. Italia più la Corsica. Sì, ok. Poi, per esempio, è stato l'unico paese al mondo che vendeva ferro senza estrarlo. Perché dopo, quando gli americani se ne sono andati, hanno lasciato lì di tutto e loro hanno venduto, ok? È stato anche il primo paese nel quale hanno usato il napalm, che è l'agente chimico, l'agente arancio lo chiamano, ok? Loro lo usavano per defogliare le foreste, per vedere dove si nascondevano i Vietcong. In realtà loro vivevano sottoterra e quindi, però questo cos'è che ha causato? Che si sono inquinate le falde acquifere, la terra, le falde acquifere, hanno cominciato a nascere comunque animali deformi e degli animali, poi anche i bambini. E in più comunque a contatto con la pelle bruciava. Insomma, ha creato un bel po' di disagio in questo paese. Una volta finita la guerra, che non ha avuto vincitori, cosa succede? Che l'America se ne va e crea l'embargo. Sapete cos'è l'embargo? Anche attuale. Ecco, praticamente l'America ha vietato a tutti i paesi che comunque commercializzavano con l'America di farlo con il Vietnam. Quindi si sono chiuse tutte le porte, comunicavano e commerciavano un po' con la Thailandia, Australia. Australia, la Russia, l'ex Unione Sovietica e un po' con la Cina, così però tutto quello che loro hanno avuto hanno dovuto anche ritornarlo, non è che gliel'hanno dato con lavori o con i raccolti e quant'altro. Quindi si ritrovano in un paese devastato da 10 anni di guerra, con tutte le problematiche che crea una guerra e in più con pochissimo aiuto dall'esterno, quindi il paese doveva arrangiarsi. A questo punto cos'è che fa il Vietnam? Crea 3 tipi di ospedali e partendo dalla classe categoria A, ok? Che ci andavano secondo voi? Quelli che potevano per I me. più abbienti. In realtà no, non era per i ricchi, era destinato a chi poteva dare un futuro al Vietnam, ok? Perché il paese non poteva permettersi di mantenere tutti e di portare avanti un paese malato. Ha dovuto in qualche maniera auto-aiutarsi e quindi chi poteva dare un aiuto al Vietnam lo faceva, altrimenti passava in altri tipi di ospedali come l'ospedale di categoria B, dove lì invece andavano quelle persone che sì, avevano avuto dei problemi, ma che potevano ancora aiutare. Noi facciamo sempre l'esempio dell'uomo che magari ha perso le gambe, è in carrozzina, però è sano, può ancora usare le mani o comunque può aiutare le persone. E dopodiché c'era l'ospedale di categoria C, dove lì andava tutto il resto. Lì, per esempio, non c'erano dottori, non c'erano medicinali, c'erano soltanto volontari, ok? E tutte quelle tecniche orientali che possono aiutare, che non hanno costi eccessivi, in questo caso soprattutto l'agopuntura. L'agopuntura perché l'ago lo sterilizzi e lo riutilizzi, lo sterilizzi e lo riutilizzi tutto il giorno, ok? Quindi, grazie all'agopuntura e a tutte le persone che appunto erano volontarie, aiutavano appunto tutte queste persone.
In questo ospedale qua lavorava il professor Guiko Chao, okay, l'ideatore della tecnica. Quello in serie C? Sì, perché era un agopuntore lui, volontario. Okay. A questo punto lui diventa responsabile del reparto di tossicodipendenza, perché la guerra porta parecchia tossicodipendenza. E qui c'era un ragazzo che aveva fatto uso di eroina per tanto tempo e aveva dei grossi problemi lombari. Dicono che siano, che molti che hanno fatto uso abbiano di questi problemi. Non lo dico io, lo dicono i dottori, quindi... E il prof con l'agopuntura non riusciva mai a farlo stare un po' meglio e quindi ha cominciato a farsi un sacco di domande: come mai l'agopuntura non funziona in questo caso? A questo punto comincia a guardarsi e ascoltarsi. Lui in più aveva anche 30 km da fare per andare al lavoro in bicicletta, perché volontario, soldini non ne prendeva, 30 km andare, 30 km a tornare, in qualche maniera aveva un bel po' da pensare, ok? Quindi a questo punto lui dice: se io entro in nella stanza dove ci sono i miei pazienti e li guardo, la prima cosa che noto dal loro viso è se hanno dormito, quanto male hanno, se hanno passato una crisi o meno, quanto magari sono stanchi. Quindi dal viso dice: come mai il viso, che è praticamente la parte più espressiva del nostro corpo, con l'agopuntura ci sono solo 38 tiranti, 38 punti solo di agopuntura. Perché in fin dei conti, anche quando una persona è felice, quando una persona è innamorata o arrabbiata, si vede sempre dal viso, giusto? Ma anche se ho mal di pancia si vede. Soprattutto le mogli, si vede dalle mogli. Prego, scusami. Dalle mogli in che senso? Le mogli vedono, si vedono quando sono innamorate. Ah, ok. Va bene. E quindi a questo punto lui dice: come mai? Continua a farsi queste domande. Che ci sono solo 38 punti. E a questo punto, un giorno andando a casa, stava pensando, ripensando a questo ragazzo che aveva male alla schiena, e si rende conto che nella lingua vietnamita la parola naso e la parola colonna hanno la stessa matrice, la stessa... inizio di parola, che è Saumoi e Saulong, ok? E lui dice: ma che magari qualcuno mi volesse dire qualcosa, no? Che magari c'era qualcosa che poteva unire queste due parole, no? E intanto sono tutte e due sulla linea di mezzeria, no? E fin qua ci siamo. E allora a quel punto là il prof va in ospedale un mattino e si avvicina a questo ragazzo e con il suo ago, no, comincia a osservare in maniera diversa il naso, ok? Perché ha detto: se qua e qua si assomigliano, proviamo a vedere se qua assomiglia a qualcosa di là. Quindi comincia ad osservare un po' più attentamente il naso e si rende conto che tra la fine della cartilagine e l'inizio dell'osso c'è come un inizio di foruncolo, ok? A quel punto là infila l'ago. E il ragazzo prende anche paura, perché dice: ma cosa sta facendo, prof? Perché un ago dove non c'erano punti di agopuntura non era una cosa da tutti i giorni. E il prof gli fa: guarda, facciamo un gioco nuovo, proviamo a vedere cosa succede. Lo guarda e gli fa: ma allora, senti qualcosa? Gli fa: no. Gli fa il ragazzo. Il prof, un po' sconsolato, tira via l'ago e fa per andarsene. A quel punto là il ragazzo lo richiama e gli dice: guardi prof, quando lei ha tolto l'ago è partita una scossa che è arrivata fino alla schiena e il dolore non c'è più. A quel
punto il prof dice, ma magari ci sono altri punti sul viso che la medicina tradizionale cinese e l'agopuntura non hanno visto o hanno tralasciato. Se pensiamo a quando è stata creata l'agopuntura, che era per imperatori, imperatrici, generali, concubine, giusto? Se per caso sbagliavi a mettere un ago e ti veniva fuori un occhio così, il giorno dopo era così per l'agopuntore, ok? Anche fino a poco tempo fa. Quindi probabilmente loro dicono hanno tralasciato il viso, l'hanno tralasciato proprio per paura, ok? Allora comunque lui trova questo punto, è il 26 marzo 1980 e è il punto numero uno. Lui a questo punto va a casa, scrive sui suoi appunti, abbiamo il fogliettino che riporta il tutto e scrive oggi 26 marzo 1980 abbiamo scoperto un punto che nell'agopuntura non c'è e che funziona, ok? Per il mal di schiena. Boh, il giorno dopo torna in ospedale, no? Riunisce tutta l'equipe dei dottori e gli dice: guardate che io ieri ho trovato un punto che ha fatto passare il mal di schiena al ragazzo. Volete che proviamo a vedere se ce ne sono altri di punti? Ok? A quel punto lì hanno cominciato a sperimentare. Cos'è che non mancava in quel periodo là in Vietnam? Cos'è che non mancava? Il ferro. No? Le persone che stavano male, che pur di avere un minimo di sollievo si sarebbero fatte fare di tutto. E il prof dice sempre che è stata una fortuna la guerra, perché se no non si sarebbe mai scoperto tutto questo, anche se lui poi dice che non ha scoperto niente, i punti c'erano anche prima, non è che li ha scoperti lui e dal 1980 ci sono, no, c'erano anche prima, lui semplicemente ha messo su una carta, ok? In maniera che tutti quanti possano usufruire di questo beneficio. Vuoi andare avanti tu? Mi lascia sempre le cose peggiori. Non è vero. Buonasera a tutti, io sono Paolo, ho 49 anni, conosco la riflessologia facciale dal 2017. Per caso, pubblicità, mi sono... Il caso non esiste. Il caso non esiste chiaramente. Mi sono incuriosito, ho cercato delle spiegazioni e ho trovato il corso base proprio vicino a casa mia. E da lì è cominciato il mio percorso, fino ad arrivare al 2019 a insegnare come docente il corso base di riflessologia facciale vietnamita. 26 marzo 1980, diceva Laura. Quindi non sono tantissimi anni che la riflessologia facciale è nostra. Ed è dal mio punto di vista, siccome arrivo anche dalla cranioterapia, dal mio punto di vista la tecnica più semplice. Perché ok, abbiamo, oltre al primo punto ce ne sono altri 600, che poi andremo a definire poco, ha creato delle mappe il prof, perché chiaramente ha trovato il punto numero uno parlando con i propri colleghi agopuntori, si sono chiesti se ci sono altri. Ne hanno trovati 1000 nel giro di 5 anni. Chiaramente alcuni hanno gli stessi effetti, li hanno tolti anche per semplicità, ce ne sono circa 600-630. E sono questi qua, numerati in ordine di scoperta, quindi il punto 557 è il 557 punto che hanno scoperto in Vietnam. Quindi, trovata la colonna, dal punto numero 1 sono andati circa della testa, se non è giù è su. Chiaro, se non è giù, è su. E l'hanno, la maggior parte degli effetti l'hanno avuto sulla parte alta. Di conseguenza, nel momento in cui c'è una testa e una colonna, ci saranno anche delle braccia, delle gambe e dei piedi. Okay? Nel momento in cui hanno messo giù questa mappa, il prof, che qui è il 1983, quindi 3 anni dopo, in verità un po' prima qui è stata registrata, nel momento in cui abbiamo questa mappa,
che noi l'abbiamo già memorizzata stasera. Quando andremo a casa stasera, voi siete già parzialmente riflessologi. Perché? Perché se avete una tensione, un mal di spalla, dove potreste andare a stimolare? Sopra le sopracciglia, semplicemente. Chiaro, non ci sono gli strumenti, ma ne ho 10 a disposizione. Vado a picchiettare questa zona qua, o potrei andare a stimolare questa zona qua. Molto probabilmente la mia tensione alle spalle se ne va. Molto probabile, a meno che non sia cronica, perché se ce l'ho da 10 anni dobbiamo andare a lavorare sulle cause che hanno portato. Due figure, vedete, maschio e femmina. Perché alcuni si chiedono? La riflessologia facciale deriva dalla medicina tradizionale cinese, dove lo yin e yang sono sempre presenti. Eccolo qua. Yang, yin. Non è che io maschio mi tratto sulla figura rossa e lei, Laura, si tratta sulla figura blu. No, io potrei avere un disagio yin e mi tratto sulla figura yang. O il contrario, potrei avere un disagio yang e ho necessità di trattarmi sulla figura yin. Semplicemente. Ok, bene, 1000 punti, ma stanno ancora usando l'ago. Vi ricordate? Ha tolto l'ago dal ragazzo, l'ago, quindi stanno ancora usando l'ago. Il prof a quel punto chiaramente prosegue negli studi assieme ai suoi colleghi e un giorno si chiede giustamente, ma caspita, se potessi eliminare l'ago e usare qualcos'altro, sarebbe una tecnica a portata di tutti quanti, non solo dei medici, o comunque quelli che sono pratici dell'ago. Cosa c'è da fare? Una cosa sola, provare. La prima cosa che ha fatto, subito dopo, ha provato con delle provette di sangue, che all'epoca erano di vetro, un po' appuntite, ha sperimentato e l'effetto c'era ugualmente. Da quel momento lì, bambù, legno, e adesso abbiamo degli strumenti creati dal prof, ne abbiamo circa 150, che poi al limite ve li illustro un attimo, comunque dove non c'è l'ago ma c'è una punta abbastanza fine da andare a premere i punti, ma non tanto fine da ferire la pelle. Ok? Da questa parte c'è una rotellina di ottone che serve per massaggiare la zona. Per esempio il male alla spalla di cui parlavamo prima, anziché picchiettare, potrei utilizzare la rotellina di ottone. Bene, quindi da quel momento lì il prof ha detto questa tecnica è anche per la donna delle risaie, che potrebbe non saper leggere, ma i numeri li conosce, ma non gli servono perché nel momento in cui abbiamo le mappe e lei ha un male di ginocchia, dove si va a trattare la persona? Qui di fianco abbiamo quattro ginocchia, di fianco la mappa. 1, 2, 3, 4. Andando a stimolare questa zona qua, potrebbe risolvere il problema del ginocchio. Può avere un effetto di meno dolore. Okay? Di queste mappe ne insegniamo 7 il corso base, 5 in verità più 2 degli organi interni, perché oltre a questa figura ce ne abbiamo ancora. Eccolo qua. Oltre alla figura del corpo abbiamo anche gli organi interni, chiaramente quelli sotto sono gli stessi, poi vengono rovesciati. Nel corso base vi spieghiamo tutte queste cose. Qui ritorniamo al discorso di prima. Dieng faccia, Chang cercare in faccia se ci sono dei disequilibri. Nel momento in cui io vado a premere nel mio fegato, sento che mi fa male questa zona qua, potrei avere un disequilibrio al fegato. Okay? Quindi andando a stimolare il fegato, di conseguenza il mio cervello, che noi chiamiamo di solito al corso base direttore d'orchestra, e poi vi spiego perché, anzi ve lo dico subito. Questa è una tastiera di un pianoforte. Ogni punto è una nota che manda un segnale al direttore d'orchestra che di conseguenza dà effetto da qualche parte nel corpo. Semplicemente si preme dove ci sono delle terminazioni nervose, quindi messaggio elettrico che arriva al cervello, trasforma in chimico e mi passa la sciatica, mi passa mal di ginocchio immediato. Nel momento in cui trovo la chiave di casa mia, qualcuno di voi è male da qualche parte, in questo preciso momento. Ok, uno alla volta. Quindi
È immediato, nel momento in cui troviamo la chiave di casa nostra, si preme, si toglie e si chiede di quanto si è abbassato. I dolori osteomuscolari sono 2-3 minuti, passano, poi bisogna andare a lavorare sulla causa. Si fanno degli schemi, infiammazione e quant'altro, ma qui stiamo già parlando di questo. Bene, avete delle domande? Fino a qui? Molto curioso. Chiaro abbastanza. Come dicevo, oltre a queste figure ne abbiamo altre, per esempio ne abbiamo uno qua di fianco, che avete già usato. Chi di voi ha avuto emicrania nella propria vita? Tutti. Cosa facevate? Io non ho mai avuto emicrania. Tu mai. Che testa andavamo a stimolare? Quella del pensatore che è qui nella tempia, vedete la testa del pensatore qua. Quando avevamo un comune mal di testa? È così o no? Andavamo sulla parte frontale, oppure anche sulla nuca, perché sulla nuca abbiamo anche qui, adesso vedo se lo becco, un'altra figura, questo omino spiaccicato sulla testa, è messo così sulla nuca. Quindi anche sulla nuca, su tutta la testa, abbiamo un omino rosso. Quindi sono cose che già si conoscevamo, che il prof fortunatamente ci ha messo su carta, quindi adesso diventa più semplice ricordarlo. E nel momento in cui siamo consapevoli di questo, possiamo andare ad agire a casa nostra. Casa nostra. Perché abbiamo la consapevolezza. Che prima non avevamo. Lo facevamo senza rendersi conto. Bene. Secondo voi io conosco tutti i 600 punti? Non è vero. No, no. Non è vero. Non mi serve. Non mi serve in verità. Nel momento in cui io ho le figure, per me è più semplice. Ma in questi 5 anni il prof e la sua equipe hanno messo a disposizione questo libro base, il primo libro che diamo. È ancora vivo il prof? Sì, sì, è ancora vivo, è ancora lui che insegna i master in realtà. 82. Scusa, perché c'è la data di nascita. Ma perché si parlava del posto di 3 aprile. No, sera, diciamo. Purtroppo sono di passaggio di corso. Benvenuto. No, ti do, non aspetti, la barocca. L'unità di avvocato. Va bene, non è così. Non è così. Comunque dovrebbe avere 80 anni. Torno agli 80. Sì. Un ragazzino. Ispezione in studio. Va in giro in scooter come. Mi dispiace, ma non è così. Aspetta, gamba rotta. Questo è il tiro. Del libro fatto. Ah sì. Ah sì. Oltre agli schemi. Queste figure qui, il prof e la sua equipa hanno, qua dentro nel libro base, ci sono 200 schemi più comuni dei disagi che abbiamo. Cosa vuol dire i disagi che abbiamo più comuni? Spero non mi esca diarrea. Spero, eh. Allora, no, scusate. Allora, difese immunitarie. Okay, argomento del momento. Cistite, giro a caso, eh. Di solito mi escono emorroidi e quant'altro. Sì, è vero. No, no, è vero, è reale. Dissenteria, vedi che siamo vicini a quel posto. Eiaculazione precoce, potrebbe essere un disagio, non è il nostro caso di tutti qui presenti, ma potrebbe essere un disagio. Emorroidi, ok, no, ne abbiamo 200. Ne abbiamo 200 dei più comuni, potrebbe essere mestruazioni dolorose, potrebbe essere vampate di calore per noi che ci stiamo avvicinando, mal di testa, mal di piedi, esatto. Tosse, tutti i disagi più comuni, anche mal di denti, per dire. Dolore alle spalle, dolore alle ginocchia, sì. Dolore all'anca, nervo sciatico e quant'altro. Qui ci sono, non ci sono i punti sono stati tolti, sono stati lasciati solo quelli necessari, in ordine per creare la famosa melodia del pianoforte. Perché ogni disagio ha una propria melodia. Se noi cambiamo la melodia, il disagio va, cioè il cervello va a mandare input da qualche altra parte. Che sono semplici da fare. Nel momento in cui ho questo disagio, cosa faccio? Mi metto di fronte allo specchio, ho il mio strumentino, oppure uso le dita, vedo dove sono i punti e li vado a prendere. Noi insegniamo 30 secondi, nel punto 30 secondi se abbiamo lo strumentino. Chiaramente se non c'è lo strumentino, il tempo aumenta. Perché dobbiamo creare calore in questo punto. Beh, ma questo lo spieghiamo nel corso base.
E quindi diventa una pratica semplice da fare per noi stessi. Nel momento in cui ci cominciamo a volerci del bene attraverso la riflessologia, è già una buona parte di inizio per il nostro benessere. Nel momento in cui stiamo bene noi, anche le persone che ci sono vicine stanno bene. È una conseguenza. Sì, anche perché dopo che hai fatto il corso, tendi a provare su di tutti. Almeno la cerchia familiare, sì. Poi okay, se passa, tornano, e se no, no, dai. Okay. Tornano sempre, almeno in casa tornano sempre. A parte la suocera. Perché diciamo multi? Perché diciamo multi? Perché ci sono, come ho detto, queste figure le troviamo anche nel corpo. Ma in più il professore e la sua equipe, durante questo percorso, ha associato anche la similitudine di forma, tipo la noce, vi ricordate, se la aprite sembra il cervello. Ha associato queste cose qui in modo diverso, nel senso che associando, come l'inizio, Sao Moi, Sao Long, ha trovato anche altre similitudini, tipo polso e caviglia, in vietnamita hanno la stessa origine. Si dice la... Quindi diciamo, probabilmente era una conoscenza antica. Certo. Se hanno chiamato con il nome identico, diciamo identico, similare, due o tre parti del corpo, vuol dire che gli antichi sapevano che c'era un bel collegamento. Avevano delle informazioni che poi sono andate probabilmente o perdute o... Sono rimaste di pochi. Per pochi. Quindi il collo Kou Dao, Kou Tai, Kou Chin. Ma perché sono simili? Sono simili? Questo non può essere una testa e questo non fa lo stesso movimento della testa. Quindi cosa vuol dire? Che diventa multi? Perché se io ho un forte mal di collo non mi faccio mettere le mani addosso da nessuno. Però posso trattarmi sul polso. Il prof ha inventato proprio un ballo. Se lo fai per 200 volte il collo ne risente in bene. Ma se non voglio fare questo movimento, se io scaldo questa parte, si parlano, sono cugini e ho un beneficio nel corpo. Non ho voglia di farlo nel polso, lo faccio nella caviglia. E qui diventa la multidifessologia facciale. Ma se qualcuno di voi ha anche un po' di mal di pancia, soprattutto i bambini, quante volte capita che il bimbo ha le coliche, soprattutto quando è piccolino, non vado a mettergli lo strumentino in viso al bimbo, ma posso scaldargli questa zona qui. Vedete, io mi lascio la pancia per fare la similitudine di forma, se no sarei magro. Ma no, è la stessa, no? Questa diventa la mia pancia. Quindi se io massaggio questa parte qui, la scaldo, potrei avere un buon beneficio alla mia pancia. Però se la giro... No, ma nel caso di Paolo, scusa, ma nel caso di Paolo, quando dovesse mai avere le mestruazioni dolorose, potrebbe comunque andare a massaggiare questa zona qui, sì, e potrebbe avere dei risultati, passargli un po' il mal di pancia, no? Esattamente. Questa è la mestruazione per sempre. Però diventa caviglia, vi ricordate, piede, caviglia, polpaccio. Crampo al polpaccio dopo una partita a calcetto, che noi andiamo a fare tutte le sere. Crampo al polpaccio. Siccome mi fa male, potrei trattarlo mentre gioco da questa parte qui, andare a calcio così non va bene, ma questo lo posso fare. E passa, l'abbiamo sperimentato. Passa. Okay. Similitudine di forma, ma ce ne abbiamo tante altre. Non vi faccio i gestacci stasera, ma ne abbiamo veramente tante altre. Questa potete immaginare cosa potrebbe essere, no? Meglio che non. Il mio pisellino. Se io decido che questo è il mio pisellino, diventa il mio pisellino. Ok? Chiudo parentesi, se no andiamo sul discorso un po'. Interessante? Diventa interessante? Avete qualche domanda? A questo punto di norma cosa facciamo? Chiediamo, qualcuno di voi ha qualche dolore da qualche parte? Ok, mi serve una lista o me ne dai una? No, ok, perfetto. Allora, fra un po', appena abbiamo terminato, ti tratta. Ok, non ti tratta lei, dipende, puoi scegliere. Siamo qua. Altre domande? Che vi vengono così? No, più che altro il facciale, perché se poi c'è la similitudine con queste altre parti,
forse perché chiamarla facciale, forse multiriflessologia. È partita facciale, perché il prof ha detto sì, il viso è così espressivo, come possono esserci solo 38 punti? In effetti, come io faccio sempre la battuta, si vede subito la moglie quando è incazzata, quando abbiamo fatto qualcosa che non va, sono guai, ma si vede da lontano, non aspettiamo che lei ha, no, sappiamo già. La stessa cosa con i nostri figli, la stessa cosa è un momento in cui sei in classe che vedi gli alunni, vedi quelli che non vogliono essere interrogati, li vedi subito, li becchi, anche se non sì, li becchi, quello che non vuole essere interrogato. Quella è anche fisionomica, quella è anche fisionomica. Sì, esatto. Okay. L'espressione. Esatto. E quindi diventa la parte innanzitutto che si salva di più, perché se adesso dovesse cadere, non succederà, ma se dovesse cadere una lampada, la prima cosa che faccio, mi proteggo la testa, non mi proteggo le altre parti. La prima cosa che facciamo è infilarci da qualche parte e proteggerti la testa, perché è importante, il prof dice, è così importante il viso. E infatti cielo stellato, chiama anche cielo stellato il prof. Laura, abbiamo altro da dire? Niente, il prof una cosa molto importante a cui tiene è il come sono stati trovati gli schemi. Lui è un estimatore della medicina occidentale, quindi come ha fatto, come è che ha deciso che uno schema, quello per esempio per la disenteria, funziona? Ha fatto l'iter occidentale, cioè 50 più 1. Se 50 persone più 1 avevano avuto un ottimo risultato con quello schema là, allora passava per buono. Se non era così, non si cambiava, ok? Lo stesso vale per i medicinali, se funziona su 50 persone più 1 lo si può mettere in vendita. 50 su 100, dici? 50 più 1 su 100. Su 100. Cioè 50% più 1. Eh sì, il 50% più 1. Questo è... Questa è la maggioranza assoluta. Prego? La maggioranza assoluta. Così. E quindi gli schemi sono stati messi giù così. Dopodiché non credo ci sia altro. Se c'è qualche domanda specifica, sì, c'è una cosa da dire che è giusta e corretta, non va a sostituire la medicina tradizionale. Aspetta, volevo risponderti a quello che hai detto prima. Non va a sostituire. Ma no. Potrebbe farti, anziché prendere ipoteticamente, nel momento in cui ho conosciuto la riflessologia facciale, io prendevo un Nokia al giorno. Okay. Un antinfiammatorio? Sì, uno al giorno. Nel momento in cui ho capito che qui c'era una testa, è andato a scemare, anziché uno al giorno, uno ogni due, e dopo, piano piano, col tempo, con trattamenti per mettermi in armonia a casa mia, sono riuscito ad eliminare questo vizio, tra virgolette, che avevo. Io ho un problema simile con cui soffro di mal di testa, la curiosità che avevo è che è psicosomatico, è legato a stanchezza fisica, ma è psicosomatico. Il mio mal di testa? No, parlo del mio. Se vuoi ti dico perché io avevo mal di testa. Prendevi l'occhio per il mal di testa? Sì, io prendevo l'occhio per il mal di testa. Era l'unico che mi faceva passare. Io sto migliorando con la pranoterapia. Non aveva... ok. Il mio problema del mal di testa, ho cambiato azienda, il mio mal di testa mi è passato. A me hanno dato quel consiglio la prima volta, poi mi sono resa conto che come io affronto il lavoro e tante altre cose, qui non è che si cambia la rotta. No, 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 ho lavorato su di me, ho cambiato azienda e il manifesto si è andato. Devo lavorare su me. Però mi domandavo, esatto, non è un dolore fisico, non è una contrazione muscolare, che okay, è una cosa della parte psicosomatica, quindi mi domandavo. Sì, è legato a tua mamma. Volevo dire, Mauro, quando prima hai detto perché se hanno trovato la multiriflessologia con le similitudini di forma, forse non serve più questo, no. Perché le similitudini di forma gli si va quasi sempre massaggiando, riscaldando. Invece con i punti si è molto più precisi. E non posso senza punti farmi passare, dimmi qualcosa.
di grasso? Sì. Pediatrite, raga, la pediatrite. Ok? Potrei mettere dei balsami, qualcosa per alleviarmi, ma se non vado nello specifico a ripristinare quello che è in disequilibrio qui, diventa più difficoltoso, ok? Dopo, sì, funziona magari lo stesso, ma mi ci vuole molto più tempo, hai capito? Perché per esempio io ho male alla spalla destra, potrei trattarmi la spalla sinistra, ok? Massaggiare, perché qua mi fa male, non ce la faccio, potrei massaggiare la spalla sinistra, mettere balsamo anche sulla spalla sinistra, però mi ci vuole molto più tempo. Così diventa un po' più veloce. Un messaggio diretto. Un messaggio chiaro e tondo. È come quando noi diciamo a nostro figlio: adesso vai giù, mi porti giù l'umido, la puoi fare la spesa e mi prendi latte, burro e mortadella. Cosa fa nostro figlio? Porta giù la spesa e va al bar. Si dimentica di andare a fare la spesa. Troppe informazioni. Okay? Invece lì si va a formazioni dirette, vai a fare la spesa, quando ha terminato, scusa, vai a portare le immondizie. Nel momento in cui ha posato il sacchetto arriva il secondo punto, arriva al supermercato e poi compra burro, marmellata, sono mirate. E qui è un misto, nel senso la spalla vai a lavorare così, lì vai direttamente, anche perché ogni punto non ha solo un effetto. Vi porto l'esempio del punto numero uno. E poi c'è il nostro direttore d'orchestra che sceglie di cosa abbiamo bisogno. Vedete quanti effetti ha, adesso ve ne leggo. Accresce l'energia, punto numero uno. Punto numero uno, quello che è stato trovato, il primo che è stato trovato, che è qui sul naso, tra osso e cartilagine. Accresce l'energia sessuale. Oltre a far passare il mal di schiena lombare, accresce anche l'energia sessuale. Dipende da casa nostra di cosa abbiamo bisogno. Allevia i dolori lombari, quello che abbiamo detto all'inizio. Aumenta l'energia, sia quella sessuale che abbiamo detto prima e anche quella totale, diminuisce la temperatura corporea, utile quando in queste giornate calde. In verità ci sono anche degli altri massaggi da fare quando abbiamo caldo, ma corso base questo. Regolarizza il ritmo cardiaco, riduce le secrezioni, rilassa, riscalda e tonifica. Un unico punto. E ogni punto ha più effetto. Ma quando io lo vado a premere, non è che ho 5 minuti che mi abbassa la temperatura corporea, poi io sono riscaldo, poi mi fa questo. No, fa solo quello che mi serve. Ok? Ma l'orchestra sa. Sì. Ok? E noi non ci pensiamo. Diamo l'input, accendiamo l'interruttore e dopo sarà già lì. Esatto. Controindicazione della tecnica, qualcuno me l'ha chiesto all'inizio, vi ricordate? Alcuni. Aumenta o diminuisce la pressione arteriosa? Sì, ci sono due punti che alzano o diminuiscono la pressione arteriosa. Quindi se io so che soffro di pressione alta, c'è il punto 19 che è sotto il naso che mi alzerebbe ulteriormente la pressione. Quindi se so di avere la pressione alta di mio e trovo uno schema col punto 19, lo vado solo a sfiorare anziché a premere. Ma comunque lo faccio perché fa parte della mia. Punto opposto è il 26, abbassa la pressione. Quindi se qualcuno si trova in quelle giornate che ha la pressione bassa, a scuola, se a scuola, stai insegnando, oppure sei in ufficio, stai insegnando, e quindi sei seduto da un bel po', okay? Quando ti alzi, capita che hai quella sorta di malessere, o comunque senti che c'è qualcosa che non va. Ti risiedi un attimo, ti premi col dito, oppure se hai a disposizione qualsiasi cosa, anche il dito, stanchetta di ce l'abbiamo per premi qua sotto, fa male questo punto qua. Fa male questo punto, lo premi un minutino, la pressione sotto, va sotto, ti alzi, sì, senti un po'. Il punto 19 è l'unico punto riconosciuto anche nella sanità, anche se non lo chiamano 19, non so con cosa lo chiamano, perlomeno è il punto di rianimazione, perché scatena proprio, alza il ritmo cardiaco, alza la pressione, se uno è andato in svenimento gli si preme il 19 molto forte. E si sveglia, si sveglia. Cavolo, stai facendo, ma almeno sei svegliato.
Allora, dopo dal 2017 che faccio riflessologia facciale, non mi era mai capitato nessuno che mi fosse svenuto lì così. Mai che a me, mai una gioia. Vado a una festa del paese e un bambino si fa male, ok? Si fa male al dito, se l'è schiacciato, proprio schiacciato sul cancello e gocciolava sangue dappertutto, no? Tutti che correvano, così a un certo punto passa per di là una ragazza, vede il sangue, su quello che vede il sangue comincia, non sto bene, si siede su quello e è svenuta. Detto io, eccomi qua pronta. L'occasione per testare. No, ho detto io finalmente, ho detto no, sono andata là, gli ho premuto il 19 forte, su quello che ho visto che ha ricominciato a riprendersi, gli ho massaggiato le mani, perché comunque se io faccio questa cosa qui, tutto quello che c'è sul mio viso è qui sulle mani, quindi riscaldando le mani, la si aiuta a riprendersi un po' più velocemente, allora, però devo dire ha funzionato, quindi finalmente posso dire che funziona. Ha sperimentato, però ancora per menzionato le mani, ma la riflessologia palmare allora è un qualcosa di più incompleto rispetto alla facciale? No, secondo me no. Ogni tecnica ha comunque un beneficio. Per la visione del prof, nel momento in cui tu decidi che questa figura va nelle mani, la porti nelle mani e allo stesso modo tratti sia questa figura che organi, eccetera. È una decisione che fai. Okay? Tu decidi che qui c'è questo, oppure decidi che qui diventi il tuo cuore, perché in verità il viso rappresenta anche il cuore. Quindi posso portare giù il cuore qui, vado a massaggiare, vado a stimolare il mio cuore. Ma è anche il cervello. Cervello, quindi porto giù il cervello, basta dargli l'info. Sì. Io decido che tu sei il mio fidanzato, è una decisione che prendo. Oppure sei il mio amico, ho deciso, e in base a quello che decido cambia tutto il resto. Sì, per esempio, io sono un'estimatrice della riflessologia plantare, funziona, e ogni tanto vado anche a farmela fare, perché una coccola pure a me è ogni tanto. L'unica cosa è che non me lo posso fare, ok? Ma no che non funziona, funziona anche la riflessologia plantare, come tantissime altre tecniche. Io per esempio ne ho provate tante, però c'è anche un'altra cosa da dire, che come dice Paolo, siamo tutti diversi, le nostre case sono una diversa dall'altra. Per me la riflessologia facciale ha funzionato, per qualcun altro potrebbe essere che non funzioni. Per esempio a me lo shiatsu per esempio non ha funzionato, ok? Per dire, ma me lo farei rifare altre 100 volte perché mi è piaciuto un sacco, ma non mi ha fatto passare il male alla spalla, ok? Ho fatto la coppettazione, bellissima anche quella, ma non mi ha fatto passare il male alla spalla, quindi, e anche quella mi ha funzionato per altro, ok? Quindi non bisognerebbe mai scartarne nessuna, a noi piace questa, io mi sono innamorata di questa e insegno questa, innamorata perché ha funzionato. Lo che volevo dire io è che plantare, palmare, facciale vuol dire che noi, abbiamo una potenzialità nel nostro essere, nel nostro organismo che è veramente oltre ogni pensiero, insomma. Beh, è una cosa, se noi sì, è sicuramente il nostro corpo. La natura ci ha dato il senso, sì, anche per poterci autocurare, bravissimo, proprio lì. È meraviglioso, sarebbe meraviglioso il nostro corpo. Purtroppo gli agenti esterni non sempre ci aiutano, e quindi ci dobbiamo aiutare in qualche altra maniera, più naturale è meglio è, perché giustamente mettere dentro tossine, quando già di tossine siamo circondati, quindi tutti i metodi sono buoni, sono validi, a noi piace questo. Se piace anche a voi, ci rivediamo. Un'ultima cosa di similitudine, venuta in mente ora. Il cervello e l'intestino. Sono similari come fattezze, infatti lo chiamano il secondo cervello, l'intestino, no? Per questo. Sì. Però anche quello lì, pur essendo organi interni, ci può essere
visto che a volte il mal di testa è anche, potrebbe essere Spesso. fatto anche massaggiando la parte di pancia. Di norma sugli schemi del mal di testa, sto velocissimo, sugli schemi del mal di testa spesso c'è due punti, sia dello stomaco che del fegato, fanno parte della melodia, perché comunque nel momento in cui c'è un disagio in qualche organo interno, che spesso è fegato e stomaco, la prima cosa o una delle prime cose sono il mal di testa, male la bassa schiena, un male ai reni, okay? Anche se non c'entrano, sono laterali, ma spesso è dovuto a delle carenze energetiche o un surplus di energia in quella zona di fegato stomaco. E quindi spesso in tanti schemi ci sono fegati, punti fegato stomaco, perché comunque vanno spesso in disequilibrio. Non so se poi mi spegnerà. Grazie, grazie. Grazie a...